Ribadiamo con forza la necessità di intervenire subito e in modo strutturale sull'emergenza dei prezzi dell'energia. Questa situazione è insostenibile per le nostre imprese. Così il vicepresidente dell'Unione Industriale Biellese, Paolo Barberis Canonico, interviene sui rincari energetici. Le imprese manifatturiere stanno affrontando un aumento dei costi energetici esorbitante, aggiunge il vicepresidente, che mette a rischio non solo la ripresa economica dopo la crisi della pandemia, ma anche la sopravvivenza di molte attività. Si tratta di un incremento del costo del 350% nel 2021 e del 650% rispetto ai costi del 2020. Come Unione Industriale Biellese, conclude Barberis Canonico, continuiamo a supportare le imprese in questa fase complessa per poter affrontare le emergenze nel breve periodo, ma anche attraverso iniziative di lungo periodo. Inoltre, sul territorio, le imprese possono anche contare sul consorzio Biella Energia, nato nel 2000, che raggruppa una trentina di imprese. Fare parte del consorzio significa potersi avvalere di un vantaggio nell'acquisto di energia e gas. Gli aderenti al consorzio potranno avvalersi di prezzi più convenienti per il tutto il 2022.